con Luca Zanimacchia. Partiamo dalla prestazione. Questa Cremonese è sembrato mancasse soltanto il gol, perché diverse occasioni create nel primo tempo, un paio di clamorose nella ripresa, poi arriviamo anche alla tua nello specifico. Però è una Cremonese che magari finisce questa partita con un po' di amaro in bocca, perché ai punti avrebbe meritato di portarla a casa. Sì, sicuramente con un po' di amaro in bocca, però c'è grande consapevolezza. Questa partita ci ha dato grandi energie e spunti positivi, e sicuramente prepareremo bene la partita per il ritorno, daremo il massimo. Te l'abbiamo chiesto telecamere spente, te lo chiediamo telecamere accese, ma che parata ha fatto il Lloro? Sì, ha fatto una grande parata, perché penso la palla sia passata sotto le gambe del difensore, ecco, quindi quando passa lì è sempre difficile per i portieri. Però ci sono anche gli avversari forti, lo sapevamo, il Venezia è una squadra, è una delle più forti insieme a noi, e niente. Una partita che si è giocata anche con equilibrio, molto a specchio, i duelli sugli esterni sono stati davvero rusticani ad un certo punto, è stata una partita molto dispendiosa. Sì, secondo me il primo tempo più di equilibrio è stato invece il secondo, abbiamo preso un po' dominato più noi, secondo me abbiamo avuto più occasioni, più cross, siamo arrivati più nella loro area, purtroppo come abbiamo detto, non siamo riusciti a fare gol e speriamo di farlo a Venezia. Cosa dovrà fare la Cremonese in questi giorni per prepararsi alla sfida decisiva di Venezia? Lo dicevamo anche col mister, la Cremo una partita col Venezia la deve vincere, quindi la situazione è rimasta, diciamo, 90 minuti. Ma sicuramente riposare mentalmente, fisicamente, poi abbiamo un giorno e mezzo per preparare la partita, però niente di diverso dal solito, secondo me, come facciamo sempre, con grande serenità. Grazie Luca. Grazie mille.